Sì. Ancora un minuto e poi cominciamo il lavoro di questa giornata. Eccoci, pochi secondi e ciao Antonio. Buongiorno, benvenuto. Quando sono qui vicino ancora riesco a vedervi, ma poi quando mi allontano mi perdo. Tanto vedo tante persone care che conosco, mi fa molto piacere. Bene, cominciamo. Buongiorno, benvenuti a questo incontro. E l'argomento di oggi che mi piacerebbe condividere è l'utilizzo del respiro applicato in semplici esercizi da fare un po' a terra, un po' nelle posizioni classiche che noi utilizziamo anche per fare sciarpe, e poi vediamo in base al tempo che ci resta anche un po' di lavoro di Doin in piedi, giusto perché siamo la mattina e è interessante, utile, efficace svegliarsi anche energeticamente. Gli esercizi che propongo sono facili perché è mia convinzione che se l'esercizio è complesso e difficile, io mi concentro sul fare o tentare di fare l'esercizio e perdo l'attenzione al respiro. Invece in questi lavori, che ripeto sono molto semplici o quasi tutti semplici, poi come sempre ognuno fa quello che può, l'obiettivo è di abbinare respiro e movimento, ovvero collegare l'attività del diaframma, per cui un respiro spesso portato verso terra, basso e ampio, al movimento, che sembra banale ma non lo è, lo abbiamo già provato in altri momenti, è invece una fase di conoscenza corporea e di coscienza corporea molto molto importante. Oltretutto questi esercizi, utilizzando la maggiore escursione possibile del diaframma abbinata al movimento che vedremo del bacino o di altre parti, anche della zona infrascapolare quando lavoreremo in posizione quadrupedica a gatto, favoriscono la mobilità della colonna vertebrale e il lavoro in modo diretto e indiretto di quelli che io sempre richiamo essere i tre vertici del benessere della persona: collo, zona cervicale, schiena, zona lombare e centro, diaframma. Per cui tre direzioni che lavorano assieme per tenere libero, sciolto il movimento, specialmente del diaframma, e di conseguenza di un buon respiro. Ribadisco, fermatevi dove trovate difficoltà a fare l'esercizio, perché anche su un esercizio banale, che magari avrete fatto tantissime volte, e qui mi rivolgo ovviamente alle persone che conosco, agli addetti ai lavori, spesso si rischia di ripetere l'esercizio pensando dentro di noi: questo l'ho fatto mille volte, questo lo faccio sempre. Bene, provate a fare l'esercizio con una coscienza diversa. Vi è mai capitato di uscire di casa, percorrere sempre la stessa strada e arrivare magari al lavoro, a scuola o dove dovete andare? Ecco, provate una volta a uscire di casa, anche se ora è più raro, ma proprio perché è più raro, quando uscite di casa guardatevi un attimo intorno e guardate i palazzi di fronte a voi o quello che avete di fronte a voi, la campagna di fronte a voi per i più fortunati, e osservate almeno nel primo pezzo tutto ciò che regolarmente vivete senza attenzione con una diversa attenzione. Provate a guardarlo proprio con un occhio esterno, vi accorgerete di non esservi mai resi conto di dove passate tutti i giorni, o quantomeno lo vedete come
diversa, con un occhio completamente diverso. Così dobbiamo fare quando lavoriamo su di noi con gli esercizi legati sia al respiro che alla mobilità. Bene, l'ho fatto tante volte, oggi lo faccio e cerco di ascoltare in ogni piccolo passaggio, perché poi sono progressioni, per cui si comincia con un esercizio base e poi si aggiungono degli elementi per renderlo un po' più, non complesso, è completo. Ecco, provate a osservare con occhi attaccati da voi ciò che il vostro corpo vive in questa esperienza, come se non foste voi, come se foste, ecco, quando io faccio lezione in sala, nel nostro centro, esternamente controllo le persone e aggiusto gli esercizi in base a ciò che vedo fare. Poi, su alcuni esercizi, vado e guido l'esercizio con le mani. Bene, fate la stessa cosa. Fate gli strumenti esterni di voi stessi. È anche un bel gioco di propriocezione, di attenzione, perché non finirò mai di ripetere che l'attenzione è lo strumento che ci può regalare veramente una marcia in più. Per cui, mai dire questo l'ho già fatto, lo so e lo faccio automaticamente. Quando si dedica un tempo nella giornata a lavorare su di noi, non si fa automaticamente. L'obiettivo è di indurre una respirazione corretta in modo automatico, quello certo, perché non posso stare a controllare il mio respiro tutto il giorno, sarebbe assurdo. Ma quando faccio un esercizio, l'automatismo cerchiamo proprio di lasciarlo a casa, perché l'obiettivo è di trovare ogni intoppo che incontro sul percorso mentre svolgo questo esercizio, che può essere veramente banale, ed è per questo che cominciamo con un lavoro proprio base, no? Ho spostato un po' le inquadrature, cioè spero che a terra si riesca a vedere bene, poi dovrò spostare un po' l'inquadratura quando mi alzo in piedi. Ma ora cominciamo il classico esercizio che abbina respiro e mobilità del bacino, che aiuta le persone, specie quando si approcciano per le prime volte al riscoprire il proprio respiro, per cui aiutano le persone a rendersi consapevoli del respiro nel proprio addome. E dico, per i più esperti, chi lo fa da 1000 anni e dice ma questo lo so fare benissimo, provate a osservarlo con occhi esterni e comprendere dove potete lavorare per rendere ancora più efficace, oppure anche arrivare a dire lo faccio in modo perfetto, meraviglioso, bravi, io no. Ok, cominciamo. Per cui allora, la posizione che utilizziamo per lavorare è la posizione a terra rilassata. Allora, io metto un cuscino per aiutare la curva, la lordosi cervicale a essere più corretta nel lavoro che faccio, per cui cuscino, semplicemente appoggio la schiena a terra, cerco di sistemare la posizione, ok? Mi vedete? Sì, dovrei essere tutto nell'inquadratura. Piedi appoggiati a terra, ginocchia verso il soffitto, ovviamente. Cercate di rilassare più possibile la posizione, perché vi accorgete, ora facciamo prima di cominciare una piccola tecnica di rilassamento, vi accorgete che appoggio certe zone del mio corpo. Bene, ora chiudiamo un attimo gli occhi, ascoltiamo semplicemente le zone di contatto del corpo con il pavimento, con il tappeto dove state facendo l'esercizio, va bene anche su un divano purché sia abbastanza rigido, e semplicemente ascolto le zone di contatto, ci porto l'attenzione, che nel mio caso sono la nuca, il sacro e i piedi. Le sento, sento come in questa posizione il peso tende a abbandonarsi a terra, perché mano a mano si armonizza tutta la struttura, e mi prendo anche qualche momento a occhi chiusi per ascoltare il mio respiro, sentire, abbiamo già fatto, il respiro come il rumore della risacca del mare, per cui io sono idealmente e
con l'immaginazione mi ci vedo appoggiato su una spiaggia, che è la condizione che accoglie meglio le mie curve, e su questa spiaggia, semplicemente a occhi chiusi, ascolto il rumore del mare. Il mio respiro è inspirando il rumore dell'onda, espirando il rumore della risacca. Per cui l'onda, inspiro e ascolto il rumore, espiro di me, il rumore dentro di me, molto lentamente, e mi vivo la sensazione che a questa risacca, cioè quando l'acqua si allontana, si porta via le tensioni del mio corpo, e a ogni respiro, a ogni onda che arriva, a ogni risacca, il mio corpo è sempre più adagiato a terra, cioè come se ogni volta che il mio espiro accompagna l'aria ad uscire in modo un po' rumoroso anche, come proprio fosse un'onda del mare, io mi accorgo che progressivamente il mio bacino si aggiusta, trova una posizione agevole, la mia schiena si adagia ancora di più a terra, per cui respiro dopo respiro, a occhi chiusi, sento come questa risacca si porta via la tensione dal mio corpo. Una dopo l'altra, non si ottiene tutto su onda dopo onda, respiro dopo respiro, il mio corpo si rilassa progressivamente sempre di più, cioè trova la giusta posizione per sentire che più zone possibile del mio corpo sono a contatto con la terra, più zone possibile dalle spalle in giù, della nuca, e mi accorgo che respiro dopo respiro, inspirando dal naso, espirando dalla bocca, questa risacca si porta via progressivamente anche i miei pensieri, quelli parassiti che in questo momento non mi sentono. So che ci sono presenti, ma io sono sdraiato sulla sabbia, la temperatura intorno è ideale, la temperatura della zona di contatto del mio corpo con la terra è ideale, il mio respiro è in perfetta sincronizzazione e sintonia con il mare che con il suo classico rumore arriva e va, e così l'onda arriva e quando va pulisce i miei pensieri, e mano a mano mi accorgo io di essere semplicemente sdraiato su questa spiaggia meravigliosa e di osservare in cielo i miei pensieri che come piccole nuvole bianche scorrono senza fermarsi. Il cielo è blu, il mare è blu-verde, vedo anche questi colori, visualizzo i colori, mi aiuta, mi colloca. E nel cielo blu queste piccole nuvole bianche, che sono anche belle da vedere perché danno risalto al cielo blu, fanno contrasto con i pensieri che fino a poco fa erano dentro la mia mente, ora sono lassù, alti, lontani. Non spariscono, è impossibile, o quantomeno non è ora l'obiettivo di farli sparire. Osservo da lontano, io rilasso sulla spiaggia, ascoltando il mio respiro che segue sincronicamente le onde del mare, osservo i miei pensieri su in alto, in cielo, lontani da me, scorrono e in parte si dissolvono. In questo modo mi ritrovo in perfetta armonia con il mio corpo, in perfetta armonia con l'ambiente che mi accoglie, e con la sensazione di essere perfettamente a mio agio e poter continuare e cominciare il lavoro su respiro e movimento collegato al respiro. Per fare questo appoggio le mani sull'addome, zona sotto l'ombelico, aprite pure gli occhi, ma mantenete questo senso di rilassamento e semplicemente cerco di, inspirando sempre dal naso ed espirando dalla bocca, di portare il respiro nel
la zona dove sento il contatto delle mani. Non lo faccio subito. Prendo 5 atti respiratori belli ampi e rilassati per arrivarci. E qui il mio obiettivo in questi 5 atti, che intanto cominciamo, 1, inspiro, ascolto dove sono il respiro rispetto alle mani, espiro, inspiro, sempre più in basso, espiro, inspiro, espiro, ultimo, un bel inspiro più basso possibile, devo cercare di raggiungere le mani, giù rilassate le spalle, fateci attenzione, anche come quando lavoriamo in piedi, le spalle giù verso il bacino e a terra. Bene, siamo riusciti a far muovere le mani con respiro? Perfetto, non ci siamo riusciti, non importa, sappiamo che quello è il nostro obiettivo futuro. Siamo arrivati al margine, cioè sopra l'ombelico invece che sotto? Non importa, va benissimo. L'importante è che questo lavoro l'attenzione al nostro ritmo. Intanto voi continuate, io parlo fra una fase e l'altra dell'esercizio per dare delle spiegazioni. Voi continuate l'esercizio, per cui da 5 atti, magari siete arrivati a 10, e in questo tempo possiamo spingere ancora più basso il respiro. Bene, adesso uniamo un piccolo movimento, dove che sia il respiro che siete riusciti a costruire, ci mettete le mani e cercate proprio di spingere un po' verso l'alto, verso il soffitto. Per cui inspiro e dove arrivo col respiro sento la gonfia. E poi espiro e accompagno l'addome che si sgonfia e mi prendo 5 atti respiratori per cercare di spostare le mani più alte possibile verso il soffitto. Quindi inspiro, giù le spalle basse verso il bacino, espiro. Solo la tensione all'addome che si gonfia e che sposta le mani verso il soffitto. Inspiro, cercate di mettere le mani a contornare proprio l'ombelico, non sovrapposte, ma ad accogliere l'addome che si gonfia, e poi quando espirate le mani tornano a sovrapporsi nella zona sotto l'ombelico o della zona che avete scelto come culmine della vostra espansione. Poi di nuovo quando inspiro le mani scorrono ai lati dell'addome per accogliere la rotondità che si forma, e quando espiro dolcemente tornano a sovrapporsi. Bene, vi siete accorti che sta succedendo al vostro bacino? Forse ruota, o forse no, non è detto, e alla vostra schiena, nella zona lombare, forse si solleva, o forse no. Vediamo, andiamo a lavorarci. Adesso solleviamo leggermente la schiena nella zona lombare e ci infiliamo la mano con il palmo a terra e il dorso della mano a contatto con la nostra colonna vertebrale, per cui faccio un po' di arco con il busto. L'altra mano rimane sotto l'ombelico e adesso andiamo semplicemente ad appoggiare la schiena sulla mano e a inspirare nuovamente cercando di sollevare la zona bassa della schiena, zona lombare, dalla mano. Qui farò un po' di arco, cambio mano, lo faccio vedere, farò un po' di dove posso infilare forse l'intera mano, ok? Pancia gonfia, aria dentro e poi espiro, espirando cerco di schiacciare a terra la mano. Bene, così viene un lavoro asimmetrico chiaramente, riproviamo 2-3 volte, poi cambiamo per renderlo simmetrico, ora è per prenderci dimestichezza. Inspiro, gonfio bene e spingo bene la pancia verso il soffitto, espiro, schiaccio, 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 schiaccio la mia mano. Bene, mettiamoci anche l'altra mano sotto la schiena,
mettiamole in modo che non si sovrappongano, se è troppo spessore, per cui con le punte delle dita che si toccano, i palmi delle mani a terra e le mani a contatto con la schiena, per cui le dita saranno più o meno in corrispondenza della colonna vertebrale, ok? Cercate di tenere le spalle bene a terra per quanto possibile. Di nuovo, inspiro, gonfio la pancia, sollevo la zona lombare da terra, per cui le mani avranno spazio fra terra e schiena. Espiro, schiaccio, schiaccio, butto fuori l'aria, schiaccio, tiro dentro gli addominali, faccio duri gli addominali, contraggo e schiaccio la schiena sulle mie mani. Sento proprio il contatto della zona lombare sulle mie mani. Lo ripeto per 5 volte con un ritmo che è il vostro, spingendo bene l'ombelico verso il soffitto in inspirazione e tirando l'ombelico verso terra in espirazione, contraendo bene gli addominali, schiacciando la schiena a terra. Bene, continuiamo. Ognuno con il proprio ritmo, facciamo atti respiratori molto rilassati in questa posizione. Inspiro, un bell'arco nella zona lombare. Espiro, schiaccio bene a terra. Di nuovo, inspiro. Prendo atto della distanza fra terra e schiena. Espiro, schiaccio, schiaccio, schiaccio. Devo sentire che schiaccio le mani a terra. E di nuovo, inspiro. Espiro. Bene, ora tolgo le mani, stiro le mani da sotto in modo da avere ancora più spazio per adagiare la schiena in fase di espirazione a terra. Appoggio le mani entrambe ai fianchi dell'ombelico e questa volta continuo il lavoro inspirando, facendo un bell'arco della zona lombare, gonfiando bene la pancia, qui tanto spazio sotto la schiena. Espiro e vado a schiacciare bene la schiena a terra. Schiaccio, 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 tiro sempre dentro, anzi con le mani mi aiuto a schiacciare gli addominali e l'addome verso terra. Per cui ora il lavoro viene dall'alto. Lo facciamo per 5 volte. Inspiro, gonfio bene la pancia, la tengo con le mani. Espiro, ruoto, schiaccio, schiaccio, schiaccio. Poi vi dico perché dico ruoto, Tanto continuiamo a espandere l'addome verso il soffitto, inspirando, espirando, espirando, sgonfio, sempre lentamente, graduale, graduale, ascolto cosa succede. Schiaccio tutta la zona lombare a terra. Un'altra volta, inspiro, bene, terra per quanto possibile. Gonfio, l'unica zona sollevata è sotto. E poi espiro lentamente, gradualmente, guardo, osservo la colonna vertebrale che da questa forma concava, questa dipende da che parte la guardate, va a schiacciarsi in modo rettilineo verso terra. Bene, l'ultima volta, inspiro. Espiro lentamente, l'espiro lento, lento. Visualizzate la vostra colonna che in espiro si allunga, si distende e si schiaccia a terra. Bene, ora voi continuate questo esercizio in modo un po' più rilassato, io ci aggiungo dei dettagli. Primo ho detto ruoto, perché ruoto? Perché se osservate il mio bacino, quando inspiro che la pancia si gonfia e sotto si forma un bell'arco, il mio bacino ovviamente ruota in avanti. Quando espiro che la schiena si schiaccia a terra, l'ombelico schiaccia verso la schiena, l'addome a terra, il mio bacino ruota indietro. Bene, ora aggiungiamo l'attenzione a questo movimento, non che non c'era, c'era, ma l'attenzione era da un'altra parte. Ora invece la portiamo proprio anche a questo, per cui quando io inspiro,
che sollevo bene la schiena da terra, prenderò atto che il mio bacino ruota in avanti e prendo coscienza che il mio coccige va a terra, o più o meno ci si avvicina. Quando espiro, che schiaccio tutto a terra, è vero che la colonna si adagia e reclina a terra, ma il mio coccige si solleva, cioè la parte finale dell'osso sacro, la codina per intendersi, si stacca leggermente da terra. Non devo sollevare il bacino, questo è un altro lavoro. Il bacino rimane appoggiato, però prendo atto che quando inspiro il mio bacino ruota, coccige arriva a toccare quasi terra, espiro, il mio bacino ruota indietro, tutto si spiana e coccige si solleva leggermente da terra, per cui si costruisce questa rotazione, ve la faccio vedere esagerando nella velocità perché così è più percepibile, dove in qualche modo sto anche massaggiando l'osso sacro sul pavimento. Per cui inspiro, su bello, espiro giù piatto, tutto schiacciato, bacino che ruota indietro. Facciamo 5 sequenze di questo tipo, inspiro, espiro. Sentite il piacere di quando schiaccio tutto a terra, che la schiena si distende, tutti magari i doloretti che mi davano fastidio in questi giorni, che ora li sento perché li sto facendo lavorare. Ecco, sentite il piacere che sto lavorando sulla mia schiena anche dall'interno e dall'esterno, con un movimento dolce, dove ognuno si fermerà dove sente che è giusto arrivare. Intanto continuiamo questo movimento. Inspiro, espiro. Il lavoro di oggi è lento, perché nella lentezza che si fanno le migliori prese di coscienza dei nostri piccoli problemi sui quali poi andremo a lavorare. Espiro, molto lento. Un'ultima volta, inspiro. Mi ci fermo anche un attimo, così sistemo le spalle, sistemo il collo se l'ho spostato tutto. Espiro, schiaccio tutto, schiaccio tutto, schiaccio tutto, schiaccio tutto. Bene, adesso stop con questo esercizio, diamo un po' di respiro al lavoro, per cui respiriamo normalmente, ci prendiamo le ginocchia senza tirare, perché il più grosso errore che si fa quando si fa questo esercizio è di tirare. Dice, oh, fastidio alla schiena, tiro. Ma il fastidio alla schiena spesso è una contrattura a livello muscolare, forzola violento. La contrattura, che ha un suo scopo specifico, non entriamo in merito, tende a difendersi e magari si contrae ancora di più. Invece l'obiettivo di questo lavoro è dolcemente far sì che un'eventuale contrattura, ma anche le tensioni che ci sono nella zona bassa della schiena, vadano a trovare risoluzione non grazie alla trazione meccanica che io faccio con la forza, ma appoggiando le gambe nella posizione limite dell'eventuale fastidio. Spesso motivo per cui di andare a trovare un punto dove magari sento che posso lavorare meglio e di più. Per cui mi fermo dove sento tensione nel caso ci sia tensione, dolore nel caso ci sia dolore, e altrimenti dove sento che posso lavorare. Il lavoro dove lo facciamo esattamente nel, cioè il nostro respiro, grazie al diaframma che scenderà molto in basso, va a gonfiare la pancia, in modo che la mia pancia, quando inspiro, vada verso le cosce. Non è detto che ci arrivi, perché se io ho una postura di questo genere, la pancia alle cosce non ci arriverà. Ma vi accorgerete che comunque il respiro va a spingere verso il basso, verso la zona lombare. Per cui, tenendomi le gambe se ce la faccio, se non ci arrivo le posso tenere anche all'interno, va benissimo.
Se non arrivo né all'esterno né all'interno, mi procuro un asciugamano, lo passo intorno alle ginocchia e starò in questa posizione tenendo l'asciugamano, un lenzuolo, una cinghia, la cintura, le pantaloni, va benissimo, in questo modo qua. Posso passare la cinghia qua sotto, ok? Per chi riesce, mi abbraccio bene le gambe, ma non tiro. Faccio lavorare il peso delle gambe e delle braccia, che è tanto. E io respiro con la pancia. Qui inspiro, spingendo la pancia, le cosce se ci arrivo a contatto, e mi accorgo che così facendo la zona lombare dall'interno viene schiacciata a terra e si massaggia ancora di più, anzi tende ad allungarsi ancora di più quella zona. Bene la postura della testa, io ora mi giro perché sto parlando, cerco di ovviamente farmi sentire bene, ma voi sguardo al soffitto e zona cervicale ben sistemata. Ma, dicevamo, inspiro spingendo giù verso la pancia e spingendo la pancia a toccare le cosce. Espiro, lascio uscire tutto. Vi accorgerete che nella fase di espiro progressivamente le vostre cosce si avvicinano all'addome, ovvero le vostre ginocchia si avvicinano alle spalle. Ripeto, non tirate mai. È il peso delle gambe, delle braccia unite al lavoro che dall'interno faccio con il respiro che porta una progressiva distensione di tutta la parte bassa della schiena e un miglior spazio, un maggior spazio per migliorare l'esercizio. Continuo, inspiro, giù basso. Quando ho finito l'inspirazione mi fermo qualche secondo in apnea, qui apprezzo la pancia gonfia a contatto delle cosce. Espiro lentamente, progressivamente, se volete, applicando le varie tecniche che abbiamo visto, soffiando, sibilando, punta della lingua attaccata al palato, come appoggiata, non attaccata, scusate, e piano piano mi accorgo che insistendo con questo esercizio e questo lavoro, le mie ginocchia, da che erano così, magari che erano così, hanno guadagnato qualche centimetro, ma sempre senza tirare. Naturalmente si avvicinano e si guadagnano spazio grazie all'allungamento e distensione della zona bassa della schiena e al rilassamento dei vari gruppi muscolari grazie al respiro ampio, profondo, rilassato. E questo esercizio posso protrarre normalmente anche per diversi minuti, perché aiuta molto e è veramente propedeutico a una buona distensione della zona lombare. Quando ho finito l'esercizio, intanto continuiamo a starci un altro po', semplicemente faccio ridiscendere le gambe portando nuovamente i piedi a contatto a terra, ma con molta lentezza, molta tensione, no? Per cui mai movimenti scattosi, anzi molto dolce. Appoggio i piedi a terra, sistemo l'appoggio dei piedi a terra, controllo tutto, prendo atto di cosa è successo e ripeto la respirazione dove sollevo la schiena da terra e schiaccio la schiena da terra. Per cui ripeto esattamente lo stesso esercizio di prima per altre 5 volte, io dico 5, ma poi voi lo farete tutte le volte che ritenete piacevole, utile, necessario, prendendo atto di nuovamente se è cambiato qualcosa, se sono venuti fuori dei piccoli fastidi, se anzi dei piccoli fastidi si sono risolti. Mi ascolto sempre, in ogni passaggio, e continuo questo bel lavoro di apertura, distensione e respirazione. A questo punto cambio.
abbiamo esercizio, perché questo ve l'ho descritto e lo abbiamo praticato per diverso tempo, e semplicemente ruotiamo su un fianco. Questo è fondamentale, mai alzarsi di scatto così, fa malissimo la schiena. Anzi, tutte le mattine quando ci si alza dal letto, mai fare questo, che è sbagliatissimo. Fa lavorare tantissimo gli psoas, che è un muscolo che non ci serve che sia troppo allenato. E invece il modo corretto per alzarsi da questa posizione o dal letto è ruotare su un fianco con il peso delle gambe che mi aiuta, e grazie alla spinta delle braccia mettermi nella posizione che poi mi porterà a sollevarmi se sono sul letto, o in questo caso a fare il lavoro successivo. A questo punto noi ci mettiamo semplicemente nella posizione del gatto, posizione quadrupedica. Anche questo esercizio avrete fatto alcuni di voi tantissime volte. Bene, lo riprendiamo e cerchiamo innanzitutto di sistemare gli appoggi in modo corretto, dove braccia e gambe sono esattamente perpendicolari al pavimento. Ora dal video forse la prospettiva non rende, ma vi posso assicurare che lo sono. Le ginocchia e le mani sono appoggiate a terra alla larghezza delle spalle, le braccia e delle anche le ginocchia. In questa posizione semplicemente inspiriamo lasciando andare l'ombelico verso terra, è naturale che succeda, e poi espiriamo, perché dobbiamo espirare sempre dalla bocca, dal naso, portando l'ombelico verso l'alto, verso la colonna vertebrale, e poi di nuovo inspirando dal naso lascio andare l'ombelico verso terra, mi ci fermo un attimo, tanto in questa posizione ci sta naturalmente, ed espirando invece tiro l'ombelico verso la colonna vertebrale e di conseguenza verso il soffitto. Non esagero, anche qui progressivo, molto progressivamente, inspiro, ombelico verso il pavimento, mi ci fermo perché tanto ha un suo peso, espirando porto l'ombelico verso la colonna vertebrale e verso il soffitto. Mi accorgo che mano a mano che eseguo l'esercizio i tempi innanzitutto si dilatano un po', perché io mi adatto all'esercizio, la respirazione rallenta. Il mio obiettivo non è fare questo, non è ginnastica, siamo a studiare il nostro respiro in relazione al movimento, e qui il movimento è molto lento. Vi ho spiegato in uno degli incontri scorsi che se io respiro velocemente il diaframma praticamente non lavora in modo omogeneo e va a stringere la zona bassa della cassa toracica, per cui il mio obiettivo è di lavorare lentamente per far sì che il diaframma lavori nel modo più ampio possibile. Per cui accorgete che mano a mano che vado avanti con il lavoro la mia schiena un po' si incurva nella fase di espirazione e un po' si inarca nella fase di inspirazione, dove l'ombelico va verso terra. Ecco, ora la nostra attenzione va lì. Mi accorgo che quando tiro l'ombelico verso il soffitto espirando, la mia schiena si incurva come quella del gatto, prendersi, e mi ci fermo un attimo senza respirare, e poi inspiro, inspirando, ma per il solo tempo dell'inspiro, non di più, il mio ombelico va verso terra, per cui non farò mai un movimento dissociato dalla respirazione. Se io inspiro in 3-4 secondi, io arriverò in quei 3-4 secondi, meglio 5, a portare la curva che avviene. E di nuovo quando inspiro, inspiro 3-4 secondi, arriverò dove posso arrivare. Sull'espiro ci posso giocare di più, abbiamo visto che sibilando fuori l'aria, espirando, posso far durare di più il movimento e magari mi accorgo che
in questo tempo anche la zona delle scapole viene coinvolta. E poi inspiro, 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 inspiro. La pancia scende verso terra. Stop, mi fermo dove arrivo e poi espiro. Proviamo a vedere quanto tempo riusciamo a espirare. Un bel inspiro ampio e poi vedete? Ora io parlo, voi continuate con l'esercizio. Ho fatto un espiro talmente lungo che sono riuscito anche a coinvolgere la zona delle scapole e non solo la zona cervicale, per cui la mia testa è andata a guardare le ginocchia. Poi in inspiro, partendo sempre dall'ombelico che va verso terra, progressivamente sento che si tira dietro la colonna e il mio sguardo va tendenzialmente verso l'orizzonte, qui orizzontale al pavimento. Mi fermo un attimo a pancia gonfia in questa posizione, ascolto il mio corpo e poi comincio a espirare, tirando fuori l'aria e accorgendomi che in tutto questo il bacino ruota come quando eravamo a terra. E se voglio usare una bella visualizzazione in questo esercizio, posso pensare alla ruota dentata della catena della bicicletta, che è il mio bacino, e la catena della bicicletta, che è la mia colonna vertebrale, e vedere che a ogni fase di inspiro, per esempio, la ruota gira in avanti e fa sì che la catena si allenti tanto e la mia schiena si inarchi verso terra. Quando espiro, la ruota gira indietro, tira la catena, ovvero la colonna vertebrale, e maglia dopo maglia, vertebra dopo vertebra, la avvolge su di sé, facendo sì che la schiena si incurvi verso il soffitto e il mio sguardo vada verso le ginocchia. Collo libero e lasciate cascare la testa. In questa fase mi fermo un attimino, sono senza aria nei polmoni e poi lascio entrare l'aria e dovete fare in modo che il movimento nasca sempre dal respiro, ovvero dall'ombelico, non nasce dalle spalle, non nasce dalla testa, non nasce dal bacino, ma semplicemente dal respiro che spinge l'ombelico verso terra e poi tira l'ombelico verso il soffitto. Ok? Fatto un'escursione completa. È normale che in questa fase comincino a dare fastidio ai polsi. Qui ora cambiamo esercizio. Lo ripetiamo un'altra volta. E da questa posizione ci portiamo con un piede all'altezza della mano. E ci solleviamo in quella che per noi, che facciamo shiatsu, è la posizione dell'arciere. La sistemiamo, anch'io devo rientrare bene nell'inquadratura, per cui mi sposto. Posizione che mi consente di avere una bella postura corretta, diritta, spalle basse, gli appoggi sono con la gamba perpendicolare al pavimento, coscia perpendicolare al pavimento, e dedichiamo qualche minuto a lavorare in questa posizione, che se siete su una superficie con un tappetino, sul tappeto, è abbastanza agevole, se siete sul pavimento no, ovviamente. Da questa posizione provo a ricostruire il lavoro che abbiamo fatto, mi aiuto magari mettendo le mani sui fianchi e inspirando inarco un po' la zona lombare, faccio venire fuori l'addome e tirando tiro indietro bene l'addome. Ripeto qualche volta, mi aiuto proprio, sento come da questa posizione che è asimmetrica riesco a riprodurre questo lavoro sempre grazie al respiro, la pancia che entra tra le gambe per intendersi e
il bacino che ruota meno di prima, perché chiaramente sono in una posizione dove è un po' meno favorito questo movimento, ma mi serve a ricostruire un allenamento verticale di ciò che abbiamo fatto prima a terra, poi a gatto. Con inspiro, ruoto bene il bacino in avanti, anche se non mi riesce, provo, mi aiuto con le mani, e espiro, schiaccio bene, qui la pancia viene dura, inspiro, ruoto, espiro, inspiro, adesso, fatto un po' di volte questo, ci appoggiamo con le mani a terra, se possiamo, distendiamo un po' la gamba dietro e lasciamo che in questa posizione, per esempio, lo psoas, che è un muscolo interno che si lega alla testa del femore fino alla zona centrale della colonna vertebrale, si allunghi, si distende. Anche lo psoas è un muscolo che più lo teniamo disteso, anche specie alla fine di una sessione di addominale, questo è una posizione importante. E semplicemente cambiamo lato, per cui riportiamo la posizione a gatto, l'altro piede all'altezza della mano, ci solleviamo, così vi vedete frontale, mani sul fianco, sistemiamo bene la posizione, che sia stabile, vedete, è proprio tutti angoli retti, stabile. Inspiro, ruoto leggermente in avanti, vedete, non è tanto, è moderato. Espiro, dietro. Cerco di ricreare il lavoro che abbiamo fatto a terra e che abbiamo fatto a gatto in questa posizione. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Sicuramente sentirete che la vostra schiena un po' ha lavorato, perché probabilmente comincia a manifestare qualche segno di disagio, e allora poi ora andremo a cercare di distenderla ulteriormente. Prima appoggiamo le mani a terra, distendiamo bene la gamba dietro e semplicemente andiamo a sentire come la coscia sia un po' in tensione, ma questo aiuta molto perché tutta questa zona interna, lo psoas interno, vada a distendersi. Stiamo 20-30 secondi. Se riuscite a stare in questa posizione va benissimo anche appoggiare un piede su un tavolo e lasciare comunque aprire bene questa parte bassa dell'addome. Bene, adesso ci mettiamo, anche questo è un esercizio utile per un attimino stemperare il lavoro che abbiamo fatto, per cui ci mettiamo. Va benissimo anche appesi alla gamba di un tavolo, a una sedia, però in questa posizione un attimino, possibilmente piedi a terra, talloni e piedi a terra, e ci appoggiamo con l'addome alle cosce. Questo, per esempio, è uno degli esercizi che non a tutti riescono, anzi non sono molti quelli che riescono. Per questo dico, prendetevi magari una sedia avanti, o in coppia vi reggete uno con l'altro e piano piano cercate, senza forzare, perché non è facile riuscire a tenere i piedi a terra e una posizione rilassata delle gambe, del busto. Per chi riesce, questa è una posizione di estremo riposo e di distensione della colonna vertebrale. Se riesco a stare in questa posizione, o nella posizione che riesco a stare, anche se sono appeso a un mobile o a qualcosa che mi sostiene, cerco
di portare il respiro nella pancia. È difficilissimo perché la pancia è compressa, però vi accorgete come in posizione il lavoro del respiro che va verso terra tenda a aiutare ancora di più la distensione dall'interno della colonna vertebrale nella zona lombare. E anche questo è un lavoro molto utile e efficace. Bene, da questa posizione, aiutandoci se siamo in due, appoggiamoci bene se siamo appesi a una sedia, a un tavolo, quello che è, ci portiamo sempre lentamente, vedete come faccio, alzo il bacino ma tengo le ginocchia legate, addirittura mi posso appoggiare alle ginocchia per distendere. Non siamo a fare yoga, siamo a fare quello che debba essere praticabile da chiunque, anche chi non ha grande mobilità della schiena e che possa consentire di salire. Può essere utile appoggiarsi, sempre ginocchia morbide, ruotare il bacino in avanti e portarsi in posizione. Ora io esco dall'inquadratura, anzi, stiamo quasi a fine del tempo e volevo però fare un lavoro ulteriore sempre, ormai ci siamo, tutta questa zona qui che oggi abbiamo fatto lavorare tantissimo, altre volte abbiamo coinvolto altre parti del corpo, ma oggi stiamo veramente dedicandoci al bacino con l'esercizio classico che abbiamo già fatto e che ricostruisce esattamente in posizione retta lo stesso di rotazione. L'abbiamo fatto distesi a terra, supini, l'abbiamo fatto a gatto, l'abbiamo fatto in arciere e adesso lo facciamo in piedi, perché così ricostruiamo tutta la serie di posizioni dove noi utilizziamo la mobilità del bacino che piano piano stiamo costruendo, che è quella che accoglie nel modo migliore il nostro respiro e rende efficace questa sinergia tra respirazione e movimento del bacino, che fa sì che piano piano la nostra scioltezza si strutturi, si stabilizzi. Per cui semplicemente facciamo l'esercizio che abbiamo già praticato più volte, con attenzione molto al respiro che scende verso terra, per cui avanti e terra, inspiro, espiro, indietro, inspiro, ginocchia morbide, molto morbide, inspiro, espiro. Anche qui non sono io che faccio così col bacino, questa è un'altra cosa, è il respiro che si fa spazio e progressivamente il bacino lo segue. Per questo vi ho detto più volte, è difficile abbinare il respiro al movimento, perché fare questo magari si fa anche, no? Mi aiuto anche con le mani, ma non è il lavoro. Come fare il respiro? Lo faccio, certo, lo forzo, lo faccio, ma fare un lavoro sinergico e armonico dove inspiro e il bacino ruota, è il respiro che fa ruotare il bacino. Ma qui mi fermerò dove sento che la zona lombare va in sofferenza se curvo troppo, ovviamente ascoltate il vostro corpo. E poi espiro, 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 l'aria esce, il bacino ruota. Ma non perché il bacino ruota l'aria esce e contemporaneamente il bacino ruota. Poi mi fermerò, fase espiratoria un attimo, in modo da apprezzare che qui è tutto rettilineo, e poi di nuovo inspiro. Inspiro, vedete le ginocchia morbide, inspiro, ruoto, vado fin dove posso, mi fermo anche qui in apnea inspiratoria per apprezzare questa apertura e poi di nuovo espiro, espiro, espiro. Qui, duro, duro. E invece poi lascio, inspiro, morbido. Così via, tutto molto lentamente. Dopodiché abbiniamo, abbiamo già fatto il lavoro laterale, dove io sento il peso del bacino che proprio grazie al suo peso si può appendere alla colonna vertebrale e dondolare destra e sinistra. Questo esercizio so che sono ripetitivo alle volte, ma io lo faccio veramente più volte al giorno, tutte le volte che
mi viene in mente, specie se si sta tanto tempo in piedi, ma anche tanto tempo a sedere, per liberare il bacino dalla colonna, ricreare spazio e poi la classica rotazione dove inspiro, espiro, inspiro, espiro. Per cui quando il bacino è indietro, inspiro, pancia che va verso il pavimento, inspiro, espiro, in entrambe le direzioni. E non è questo, no? Che va bene, un bel movimento, ma è diverso in questo caso. Lo si fa anche questo, se devo scaldare bene la zona, si fa, certo. Però qui siamo a usare il respiro, per cui inspiro, espiro, è lento. Inspiro, espiro, mi viene dietro tutto il busto, non importa, piano piano, a forza di provare, vi posso assicurare che si guadagna il movimento che stiamo cercando e si riesce. Faccio vedere, è semplice questo, non si muove, è il respiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Questo è un esercizio che, per quanto può essere difficile, perché questo è uno di quelli che, se uno non lo sa fare, è difficile, però è uno dei migliori esercizi per andare a tonificare tutta la parte bassa della schiena e aiutare il respiro a lavorare sulla parte bassa della schiena, sul bacino. Bene, direi che oggi abbiamo fatto pochi esercizi dedicandoci tanto tempo nei dettagli e nelle piccole correzioni. Vi consiglio di rifarli, di applicarli. Sono 3 esercizi che fatti in sequenza nei tempi che si possono adattare in 5-10 minuti si fanno, però danno tanta resa, sono importanti, per cui magari dedicateci del tempo perché fanno benissimo specialmente a tutta questa fascia bassa. Ora che abbiamo lavorato fisicamente, rimaniamo nella posizione retta, la aggiustiamo, la sistemiamo, per cui piedi paralleli, larghezza delle anche, ginocchia sempre morbide e semplicemente chiamo qualche minuto all'ascolto del nostro corpo. Abbiamo fatto lavorare tante zone del corpo direttamente e indirettamente, per cui portiamo l'attenzione, intanto il respiro è ampio e si amplia sempre di più, mani appoggiate sotto l'ombelico, spalle rilassate, braccia appese alle spalle, semplicemente attenzione al mio respiro ampio, ginocchia morbide, ma vado ad ascoltare le mie cosce che sicuramente hanno lavorato tanto. Non mi sembrava? Ecco, portateci l'attenzione e sentite quanto le cosce hanno lavorato in tutto il lavoro che abbiamo, in tutti gli esercizi che abbiamo fatto, e prendo atto che mi hanno sostenuto in tutto il lavoro, per cui sento le cosce. Come posso sentire glutei che hanno lavorato tanto anche loro, per cui ascolto mentre respiro in modo ampio e profondo il piacere dei miei glutei che hanno lavorato, come posso sentire la zona del pavimento pelvico che credevo di non aver lavorato, è come se ci ho lavorato. Ascoltate il vostro pavimento pelvico e sentite come invece ha partecipato. Così come questi respiri ampi e piacevolmente profondi, vado a sentire la zona lombare. Prendo atto di com'è. L'ho fatta un po' forzare, si è rilassata, c'è stato il suo disagio. Bene, ne prendo atto e so che ho da lavorarci su per tanto tempo. Ascolto la mia zona lombare, come ascolto la mia zona di contatto delle mani, per cui sotto l'ombelico, fra ombelico e osso pubblico, e porto lì l'attenzione, come porto l'attenzione nella zona del plesso solare che abbiamo fatto lavorare tantissimo, perché il nostro abbiamo fatto partecipare in tutta questa ora di lavoro, e sicché portando le mani calde nella zona del plesso solare sentiamo il piacere
di quest'area che si scalda, si rilassa. Tutto il respiro passa sotto le mie mani, va in basso, sento le spalle che hanno lavorato, sono rilassate e sento il collo che indirettamente, ovviamente, è stato fatto partecipare a tutto il processo, traendone beneficio ed essendo ancor più in armonia con tutto il resto del corpo. E con questo pensiero, che spero sia bello, positivo, vi accompagni per tutto il weekend, vi auguro una meravigliosa giornata. Grazie, ci vediamo mercoledì alle 18.